Finalmente Castellamonte riparte, la ceramica riparte e riparte con Buongiorno Ceramica. Assolutamente sì, la ceramica non si è mai fermata perché la produzione dei ceramisti in questo anno e mezzo fortunatamente è continuata. Oggi e domani abbiamo i due giorni di Buongiorno Ceramica, che è la festa nazionale in tutti i 45 comuni che aderiscono all'AICC, l'Associazione Italiana Città della Ceramica. Castellamonte è presente con diverse installazioni di arredo urbano, come quella alle mie spalle realizzata dall'Associazione Artisti della Ceramica in Castellamonte, omaggio ad Arnaldo Pomodoro, il cui arco è diventato un po' negli anni il simbolo di Castellamonte e della sua ceramica. E come amministrazione, per unire le botteghe, i punti espositivi organizzati dai ceramisti, abbiamo organizzato anche delle visite guidate sia del centro cittadino che delle colline di Castellamonte in frazione Sant'Anna Boschi, che è poi il luogo dove la terra tipica di Castellamonte viene prelevata perché i ceramisti possano eseguire le loro creazioni. Finalmente gli artisti della ceramica in Castellamonte sono ripartiti. Finalmente sì, una lunghissima pausa durata davvero tanto, però ci stiamo riprendendo, abbiamo anche nuove iscrizioni e speriamo di crescere sempre di più. Oggi sono state inaugurate delle formelle e il proseguio di alcune opere che erano già esposte qui in via Caneva. Sì, esatto, è un recupero di questo passaggio pedonale dedicato ad Arnaldo Pomodoro, di cui abbiamo l'arco qua davanti al comune. È un progetto iniziato 2 anni fa, che appunto l'anno scorso purtroppo non siamo riusciti a continuare, ma che abbiamo continuato quest'anno e che continueremo i prossimi anni a seguire. L'amministrazione di Castellamonte è viva e ha aspettato uno spiraglio per poter riprendere l'attività culturale in città. Beh, effettivamente sì, dopo oltre un anno di fermo siamo anche grazie e per effetto della giornata nazionale della ceramica, anzi della 2 giorni nazionale della ceramica, che è appunto Buongiorno Ceramica, è la prima iniziativa che in Alto Canavese viene svolta a tutto tondo, quindi in giro per la città, all'aperto e tutto. La giornata sta andando bene, nonostante il tempo sia leggermente ballerino, abbiamo diversi visitatori, quindi insomma, come si dice, buona la prima, siamo soddisfatti, crediamo che sia la strada giusta per far sì che la città cominci a crescere dal punto di vista ceramico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista commerciale, ecco, che sono gli obiettivi principali che ci siamo prefissi. E che sia di buon auspicio per l'organizzazione della Mostra della Ceramica quest'anno. Certo, abbiamo un gran bel progetto, speriamo bene. Dico solo che si parte dalla rotonda, Antonelliana, lo dico anche con una certa emozione, ritorneremo in rotonda, quindi questa per noi è una gran bella cosa, è quello che abbiamo sempre avuto nella testa e speriamo bene, dai, speriamo bene per il futuro, questa è la cosa principale, visto quello che capita a livello mondiale, però insomma noi abbiamo buone speranze, abbiamo fatto un bel progetto, lo stiamo già promuovendo, stiamo già cercando le risorse anzi alcune le abbiamo già, quindi anche lì insomma stiamo lavorando per lo sviluppo della città e del brand della città, che è appunto la ceramica.